Innanzitutto il cordoglio mio e della giunta regionale e delle istituzioni locali per le vittime, l'augurio per i feriti. Il presidente Napolitano ci ha telefonato in questi minuti per informarsi della situazione. La cosa che dobbiamo dire è una sola, in modo molto chiaro e preciso. Faremo tutto quello che dobbiamo fare per l'assistenza, per mettere in sicurezza i cittadini, e questo è il primo intervento che è già in atto in queste ore, e assicuriamo che si farà tutto ciò che si deve fare per dare alla Regione tutti e al territorio, ai sindaci che stanno facendo un lavoro straordinario, alle province, per dare la certezza che si ricostruisce. Riconosceremo i danni, alle imprese, ai cittadini e costruiremo un percorso rapido e semplificato per riprendere. Come ha detto giustamente il Presidente del Consiglio, ieri il Presidente Napolitano, l'Emilia-Romagna non sarà lasciata sola, quei cittadini, quelle imprese, quei lavoratori, quei comuni, quei sindaci non sono soli, stiamo lavorando e daremo le risposte che un paese solidale e grande come l'Italia deve sapere dare.